Buongiorno a tutti, conferenza stampa del giorno prima, domani si gioca a Pisa Cittaderna, tecnico Luca D'Angelo a vostra disposizione, oggi iniziamo da Andrea Chiavacci Tirreno. Buongiorno mister. Buongiorno. Senti, come è uscita la squadra dal capo di Ascoli e come si presenta questa partita, secondo me importantissima, con il Cittadella e qual è la condizione e entro nei dettagli ti chiedo soprattutto come stanno Beruato e Turè, che mi sembrano quelli, no? Un pochino più a rischio rispetto agli altri. No, Beruato e Turè sono recuperati, si sono allenati con la squadra. Abbiamo altri ragazzi che invece ieri sera non sono stati bene, che però valuteremo oggi pomeriggio nell'allenamento. Beh, questo adesso. E a livello di testa, come ci arriva la squadra dopo, insomma, è stata una settimana particolare, un po' siamo andati un po' sulle montagne russe, prima la grande vittoria con la Cremonese e poi sta sconfitta. Sappiamo di non aver giocato come sappiamo ad Ascoli e dobbiamo cercare di fare una partita migliore sotto tanti punti di vista, però nell'arco del campionato, soprattutto nelle partite ravvicinate, questo può accadere, succede a tutti, non solo a noi. Michele Bufalì. Salve mister. Buongiorno. Ci sono state un po' di convocazioni anche in nazionale, insomma, cosa questo potrebbe essere da una parte sicuramente un motivo di orgoglio, dall'altra magari, visto che poi mi sembra che Luca addirittura parta domenica sera dopo la partita col Cittadella, subito a Tirrenia, e poi torneranno a ridosso della gara col Benevento. Questo cosa può comportare? Adesso noi pensiamo alla partita di domani, poi quando torneranno i giocatori, se saranno in condizione di giocare lo faranno, altrimenti giocheranno gli altri. Però deve essere, è una cosa positiva per i nostri giocatori andare in nazionale, perché è bello giocare quel tipo di partita. Paolo Sardelli. Buongiorno mister. Buongiorno. Sì, appunto, parliamo della partita di domani. Dunque, Cittadella è la squadra che ha la serie positiva aperta più lunga in trasferta, non perde da 11 partite. L'ultima volta ha perso a ottobre anche male a Monza. Come si batte questo Cittadella che, insomma, specie in trasferta riesce a ottenere risultati ottimi, ha vinto a Lecce per esempio e altri risultati? Sappiamo che il Cittadella è sempre una squadra non semplice da affrontare, conosciamo il suo modo di giocare e dunque cercheremo di trovare i giusti rimedi domani pomeriggio. Noi dobbiamo pensare alla nostra di partita, a come affrontarla, sapendo, ripeto, che il Cittadella è una buonissima squadra. Giovanni Manetti. Ari, buongiorno. Buongiorno. A proposito, oggi è anche il mio compleanno, fra le altre cose. Quindi, io domani mi aspetto un regalino, Vabbè, fate voi. Detto questo, la partita di Ascoli, no? Che c'è stato un cambio nel centrocampo, sono rimasti Noci e Benali, ma sono entrati De Vitis e Mastinu. Sei buono. E quando è il compleanno? Sì. che cosa ti ha detto questa partita, in positivo se c'è, e anche in negativo? Perché la squadra l'ha incominciata male, diciamo la verità. I primi 10-15 minuti, se avessero segnato, non c'era dici nulla. Però abbiamo preso campo noi e abbiamo avuto le nostre occasioni. Quindi è una partita strana. E quello che a me personalmente, figurati a te, ha dato noia, che si è preso due gol su due azioni che abbiamo incominciato noi. Una punizione da nostra e un calcio d'angolo nostro. Sì, ma la valutazione che ha fatto è giusta, nel senso che non abbiamo iniziato bene. O forse ha iniziato meglio l'Ascoli, perché va dato anche il merito all'avversario. Poi abbiamo preso la partita, la facevamo più noi, abbiamo avuto anche due occasioni importanti con il palo di Mastinu e il colpo di testa doppio di Puskas e Lucca. Abbiamo preso due gol così brutti, nel senso che erano due calci piazzati a nostro favore, ci siamo fatti trovare
non messi nella maniera giusta. Poi nel secondo tempo era difficile recuperare, anche se la squadra ci ha provato e ha avuto anche occasioni per riaprire la gara, però non abbiamo fatto una buona partita, questo mi sembra evidente. In particolare, non è polemica, è solo sì, una considerazione. Sui calci d'angolo nostri salgono tutti e due, sia Le Verde che Caracciolo. Sarebbe meglio forse fare uno a volta, uno all'altro, perché poi ci sono ritrovati in oggi Mastinu contro Dionisi. È una questione di scelte, nel senso che sul calcio piazzato i saltatori vanno a saltare, ma io non penso che se fosse stato dietro Caracciolo Le Verba avremmo evitato il gol, perché in tante altre occasioni lasciamo i giocatori più veloci dietro nel recupero. L'altro giorno è stato più bravo l'attaccante dell'Ascoli, è stato più bravo Dionisi dai nostri. Andrea, considerazione, prima della partita con l'Ascoli avevi detto insomma dell'importanza della condizione atletica, quanto incide, ma non parlo solo su di noi ma parlo in generale, quanto sta incidendo il fatto di giocare ogni due o tre giorni anche sulle scelte tue, perché probabilmente insomma anche l'altro giorno avevi detto non dobbiamo sbagliare le scelte iniziali nella prima ora, ovviamente faccio parlare dopo, il risultato fatto qualcosa non è andato. Beh, il calendario è uguale per tutti, e dunque non va cercata quella scusante lì, però è indubbio che giocare ogni tre giorni determini una condizione fisica non sempre buona per tutti i giocatori, perché non tutti hanno capacità di recupero. Faccio l'esempio dell'Ascoli, che aveva vinto a Ferrara e aveva anche un giorno in più di recupero di noi, e contro di noi ha cambiato 5 giocatori, noi anche ne abbiamo cambiati 4-5, però io non penso che sia dipeso da chi ha giocato che abbiamo perso, perché ripeto, ci sono alcune partite che l'avversario fa meglio di noi e vince, fa parte di questo gioco. Poi si può dire che se invece di giocare un giocatore ne giocava un altro, forse non si perdeva, però quello non lo sa nessuno. Paolo, se... Sì, io mi riallaccio un attimo anche alla domanda che ha fatto Andrea, una domanda che ti avevo già fatto anche subito dopo la partita di Ascoli. Sì, è vero che atleticamente insomma tutte queste partite, però ora insomma le squadre professionistiche, cioè, sono aiutate anche dalla tecnologia GPS, insomma è tutto, uno si rende conto chi è in condizione più o meno, chi ha recuperato o meno. Secondo me è mancato più l'aspetto mentale, ecco, quello è più difficile, perché è normale che quando uno in tutti i lavori è sotto stress, a volte anche di testa non è al 100%. Ecco, come si fa a capire invece quando un giocatore non è al 100% di testa? Questo per ricollegarmi a certi errori che sono stati fatti, secondo me, più di testa che atleticamente ad Ascoli. Purtroppo lo si capisce solo dopo. Ma c'è da dire che un calciatore forte lo è non solo per le qualità tecniche, ma anche perché riesce così a rimanere freddo anche in giornate non eccellenti. Perciò è una caratteristica di un giocatore essere sempre mentalizzato, dunque noi dobbiamo cercare di esserlo in ogni partita, sapendo che, essendo degli esseri umani, qualche volta si sbaglia. Andrea, due considerazioni. Oggi leggevo su un giornale, Boscaglia, l'allenatore del Brescia, diceva: il punteggio che stanno in Serie B è basso perché il livello è alto. Poi da un'altra parte leggo che il campionato è di basso livello, perché appunto c'è un punteggio basso delle squadre di vertice. Te da che parte stai? Da quella di Boscaglia o da chi? Io non sono un amante dei numeri, perché ogni campionato ha una sua storia, però non mi sembra che l'anno scorso si andasse più veloce di quest'anno, così vado a memoria. Perciò io non vedo dov'è il punteggio basso.
il campionato è ultra competitivo, perché lo dice la classifica, ci sono tantissime squadre che lottano per andare direttamente in Serie A e tantissime squadre che lottano per andare ai playoff, mentre negli anni passati il distacco era già notevole tra quelle che puntavano direttamente alla Serie A e quelle che puntavano ai playoff. Poi io non so, se, a mio avviso il livello è alto, anche perché se vediamo i giocatori che ogni squadra dispone, penso che sulla qualità dei giocatori non ci siano per niente dubbi. A proposito di giocatori di qualità, tra i vari convocati nelle nazionali c'è anche Lorenzo Lucca. Ti chiedo, insomma, come l'hai visto, tutti abbiamo parlato bene, l'impatto sia con la Cremonese che con l'Ascoli, e ti chiedo se domani potrebbe essere anche l'occasione, visto che hai girato un po' tutti dall'inizio, parlo, no? Come coppia d'attacco, potrebbe essere anche l'occasione dall'inizio Lucca e Torregrossa, visto che hanno giocato insieme, però se non sbaglio è sempre a partita iniziale. Sì, no, no. Gli attaccanti possono giocare, tutti quelli che abbiamo a disposizione possono giocare, compresi i due che hai nominato tu. Lucca sta facendo bene, anche l'altro giorno ha giocato una buona partita e dunque deve solo continuare su questa strada. Ti può fare bene questa, ti può dare un po' di morale questa convocazione, secondo te? Sì, sì, ma lui deve essere... Si parla sempre di una convocazione. Sì, sì, no, è importante, ma lui deve avere il morale alto perché indossa la maglia del Pisa, che è secondo in classifica, anche grazie a lui. Perciò il morale deve essere alto, anche se non lo convocano, però visto che l'hanno convocato, meglio. Sono altre domande? Gabriele e poi Giovanni. Hai notato nei ragazzi durante la settimana un po' di voglia di rivalsa dopo la partita di andata? Insomma, si finì in 8-3 espulsioni, l'arbitraggio un po' particolare, ne hanno parlato, ne hanno anche con te? Ma, si sono allenati bene, con grande attenzione. C'era un po' più di silenzio che nei giorni precedenti, perché quando si perde ovviamente non si può essere così soddisfatti. Però non siamo entrati nel particolare della partita dell'andata, in tutta sincerità. Giovanni. Ormai è la sesta volta che incontri la nostra bestia nera nel corso di questi 3 anni. C'è un qualcosa di particolare che noi non riusciamo a toglierci quando si incontra il Cittadella, perché ormai è diventata una... è come il Sassuolo per il Milan, insomma, dove sei che... Ma noi nel primo anno di Serie B abbiamo fatto 4 punti con il Cittadella. Poi io non credo a queste cose, penso che ogni partita abbia una sua storia, non è che ci sia la magia nera su una squadra. Non, anche perché non c'è più nemmeno Venturato, no, ma non è cambiata la squadra. Io ripeto, io volevo dire, non è che hanno un modo di giocare che ci dà particolarmente fastidio, insomma, rispetto a altre squadre, magari so, la Cremonese gioca in un modo, Cittadella in un modo un po' più strano. Sì, sì, ma non sappiamo come gioca, sapevamo come giocava la Cremonese, sapevamo anche come giocava l'Ascoli, però non è andata bene. Sappiamo come gioca Cittadella, le cose si sanno, poi è come quando uno va a scuola che pensa di aver studiato e invece dopo il professore ti fa un'altra domanda e tu non sai niente. Facciamo l'ultima con Andrea Chiavacci. Io ti chiedo una cosa, ho tanto un appello, perché ho visto che gli appelli li fanno un po' tutti per il giorno contro il Pisa, però ti chiedo una cosa, si parla molto dell'importanza dei tifosi in questa volata finale, anche sul discorso, no, che sembra un macerto, no, dal 1° aprile con gli stati al 100%, no? Già domani, anche se siamo sempre al 75%, può diventare, insomma, importante il contributo del pubblico, come è stato domenica scorsa. Però la prevenzione è un po' fiacca. Te senti magari qualcosa di tifosi? No, no, io non credo che un allenatore debba fare appelli alla tifoseria ad andare allo stadio. Chi vuole venire a dare così il contributo vocale e di presenza è il benvenuto. Chi non lo vuole fare per altri motivi ci mancherebbe il libero, non credo che
l'allenatore debba fare proclami per far riempire lo stadio, soprattutto in uno stadio come quello del Pisa. Domani non so quanti tifosi ci saranno, ma quelli che ci saranno sicuramente spingeranno la squadra. Posto? Grazie a tutti, grazie mister.